sapevo io. Il nuovo album degli Area. Allora, dire che è un piacere e un onore è veramente dire poco, perché quest'oggi nel nostro piccolo grande club abbiamo Patrizio Fariselli e Paolo Tofani, ovvero gli Area. E cominciamo con qualcosa, facci sentire qualcosa, questo prezioso strumento che hai a disposizione. Allora, puoi anche dire qualcosa a tua discolpa, se vuoi. No, io sono abituato a suonare il pianoforte, che è una roba che pesa 480 kg, sì. Ha una coda lunga da qui alla... E più o meno questo è come suonare il flauto dolce per un flautista vero e proprio. Allora, carissimi, io sono contentissimo che siate qua. Le occasioni sono multiple. Innanzitutto è stato ripreso e ripubblicato il catalogo della Cramps, quindi con dei preziosi cofanetti che consiglierei a chiunque, compreso questo che era disco che io posseggo ancora in versione originale e che era uno dei molti. E non solo, c'è anche questo che vale la pena ricordare, concerto leggendario. Ma volendo fare una domanda proprio stupida e lineare, gli Area oggi cosa sono secondo voi? Cioè, nel vostro modo di vivere, di essere, che diamine fanno gli Area? Quello che facevano più di 35 anni fa, continuano a lavorare con la musica e a cercare di stimolare interessi diversi alle generazioni che arrivano. Senti, è facile secondo te ancora stimolare interessi diversi? Stimolare me era abbastanza semplice. La prima volta che vi ho visto credo di essere, come si dice in gergo, diventato pazzo, perché si apriva un mondo sonoro per noi ragazzini degli anni 70 che era del tutto ignoto, o comunque diverso da quello che sentivamo dagli inglesi, dagli americani, dai grandi gruppi rock. Insomma, era qualcosa che era nostro e nuovo. È facile farlo ancora? Questo mi chiedo. Dipende da come ti metti, che tipo di coscienza hai, cioè, certo devi essere sincero, e la sincerità paga. Non c'è dubbio. E quindi... Patrizio. No, poi c'è da dire che non sappiamo fare altro, per cui cioè, facciamo queste cose, se no un disastro. Senti, avete anticipato però, cioè, come dire, con un po' di fierezza e di orgoglio, avete anticipato buona parte delle cose che poi un sacco di gruppi, di musicisti, di artisti, anche internazionali, hanno fatto dopo di voi. Allora, com'era all'alba degli anni 70 sperimentare cose che altri prima non avevano fatto? Era dura, No, c'è da dire che, attento, noi non è che... ci sono svegliati una mattina e abbiamo detto bene, oggi facciamo una cosa che precorrerà i tempi e vi là, tra 40 anni ne parleremo con Asante e ci divertiamo, facciamo quattro risate. Non funziona proprio così, noi avevamo semplicemente il desiderio di tirar fuori le nostre cose. E la cosa bellissima degli Area, io mi reputo un uomo fortunato di averne fatto parte da sempre, è di essermi trovato in un ensemble di persone, devo dire, interessanti e che avevano un background, un bagaglio molto differente l'uno dall'altro. La risultante di queste tensioni ha prodotto automaticamente la nostra musica che ci siamo trovati addosso. Quindi tutto qui è semplicemente un pezzo di vita che abbiamo fatto insieme e continuiamo a farlo. Senti, oggi quali sono le cose che vi diverte di più fare? Ovvero, da una parte avete un repertorio di classici, chiamiamoli come vanno chiamati, che sono quello che il pubblico ama e che vuole sentire, e poi invece avete un sacco di musica nuova. Allora, suonare dal vivo, essere come farete domani sera qui a Roma, dico, è un bel tipo di esperienza tra passato e presente e anche futuro, insomma. È un viaggio nel tempo o no? Tu hai già risposto alla domanda, perché la cosa che più ci interessa adesso è l'attività performativa, cioè suonare dal vivo di fronte alla gente, anche perché noi siamo sostanzialmente degli improvvisatori, ci piace pasticciare sul materiale, anche se affondiamo le mani nella nostra letteratura, nel nostro passato, ma lo facciamo sempre con
con la massima libertà e sempre, anche mandando a gambe l'aria anche i nostri stessi sì. costrutti, quindi ci diverte parecchio e farlo ogni volta è molto vitale, insomma. Senti, lo so che con quella è piuttosto complicato, ma fammi un esempio di come una roba vostra può cambiare anche qui, ora, a voi. Certo, con quella cambia comunque. Ma farò un pezzo a caso di quelli che non conosce nessuno di noi. Questo è il refettino, come lo cambio? Io posso anche cambiarlo. Paolo, andare indietro a Patrizio quando parte per la tangente, com'è? Cioè, riuscire a interagire nella parte improvvisativa? Perché uno a parole sembra facile, improvviso, poi non deve essere. Lo anticipo io, così. Sono io che faccio fatica ad andare dietro a lui, sia chiaro. Secondo me il segreto è come quando ho fatto questo recente lavoro con Alvin Curran, proprio qui a Roma, è l'ascolto. Avere contemporaneamente le orecchie aperte per ascoltare te stesso e gli altri. L'altro. Questo è il segreto, quindi una grande umiltà e una grande percezione di ascoltare, e allora le cose si intrecciano, non ci deve essere la prevaricazione, no? Ci deve essere la condivisione, e allora diventa tutto molto semplice. So che sembra una domanda molto da gossip, ma come si fa ad andare d'accordo per così tanto tempo? Cioè, sapete che, come dire, le band si fanno, si disfanno, litigi, molte sono in piedi per finta perché il nome della ditta conta e quindi giustamente è un lavoro, ma voi siete buoni amici da tempo immemorabile oramai. Sì, è vero, è così. Sai, considera comunque che io sono stato assente per più di 30 anni. Sì, ma non no? Ci si ritrova se non si va. No, no, ma infatti l'idea della riunione è proprio quella, anche di condividere certe cose sottili che erano nel tessuto degli anni e che anzi col il passare degli anni si sono in qualche modo anche rafforzate sotto certi aspetti. Patrizio, c'è una definizione secondo te ancora per il nome degli Aria? Gli Aria avevano una sigla molto particolare quando hanno esordito, e per definire una cosa che era indefinibile. Oggi secondo te è più facile riuscire a dare definizione al suono, allo stile, alla musica degli Aria? Ma racchiudere una definizione, un percorso, siete ancora un international popular group, dinamica. Insomma. Alla fine. Ma sai, international era un riferimento primo al fatto che i primi Aria erano veramente, venivano da tre parti, c'era uno che era mezzo belga, un altro era mezzo ungherese, uno era mezzo pazzo. Greco, Patrick era nato in acque internazionali, per cui certo. Era un incidente internazionale, di percorso. Ma a parte questo, il riferimento all'internazionalismo proletario per noi era importante. Popular, col pop sopra, non ha nulla a che vedere con quello che chiamiamo oggi. Era un po' l'atteggiamento di, come dire, rifiutare i ghetti dorati in cui la cultura alta si separa, si racchiude, chiamando la musica giovanile o altre cose. Certo. Di basso profilo. Abbattere un po' questi confini è stato anche un punto di orgoglio della Cramps. Sassi, Gianni Sassi con la Cramps, sì, trattava i dischi di Cage esattamente come i dischi di Camerini, li faceva recensire alle stesse certo. persone, creando anche qualche piccola confusione, ma benigna. Senti, prima di arrivare a, come dire, a un pezzo conclusivo, mi piace cercare di capire con voi che cosa immaginate per dopo domani. Cioè, se io dovessi chiedere a qualcuno il futuro della musica, è più facile che lo chieda a voi che a un cantautore leggero. Cioè, dal vostro osservatorio, che futuro ha la musica? La musica è cambiata in maniera radicale, non tanto dal punto di vista del musicista che suona, suonavate prima, suonate adesso, e lo capisco, ma è cambiato tutto quello che c'è attorno, il tipo di comunicazione, il fatto che scompaiono i dischi, che compare il telefonino, o mille altre cose ancora. Però a me, guarda, francamente mi interessa poco quello che succederà alla musica. Io mi domando però che cosa succederà all'umanità. Questa è forse una domanda più interessante. Le due cose secondo te non sono strettamente legate. Cioè, il mondo va molto male aspetti. Quando c'è brutta musica. Cioè,
è un periodo in cui c'è abbastanza brutta musica, io penso che non sia un caso. Cioè... Ma guarda, io penso che il futuro della musica sarà un disastro se non si affrancherà dalla ingerenza del mercato, dal veleno che stronca, appiattisce, certo, e manipola la creatività, che oggi è particolarmente prepotente, e quindi c'è bisogno di uno scrollone in questo senso qui, da parte dei ragazzi, di un po' riappropriarsi delle cose profonde. Ma questa è la qualità dell'uomo, e quindi di conseguenza la qualità della musica, la qualità della vita, no? Che è scaduta tantissimo, quindi a meno che l'uomo non si riaggiusta, non ci sono speranze di tornare a trovare qualcosa di interessante e di profondo. Senti, prima di chiederti appunto un altro pezzo, la gente si ricorda di voi giustamente, di Demetrio moltissimo, invece non si ricorda di chi è Gianni Sassi, il personaggio invece che è stato essenzialissimo per lo sviluppo della cultura di questo paese negli anni 70, perché ha fatto cose straordinarie. Allora, al di là di un vostro ricordo che mi interessa, la domanda è anche... Nascerà un nuovo Gianni Sassi? Cioè, ci potrà essere un personaggio simile in quest'era digitale, cioè che affronta... Ma spero di sì. Gianni Sassi aveva un grande talento, che era quello di assemblare stimoli, e alla fin fine l'accostamento di questi elementi produceva un risultato nuovo. Nel mondo dell'arte è un atteggiamento che si ritrova periodicamente, non è difficile. Lui, che in fondo aveva sempre un piede nel movimento Fluxus di allora, mise l'altro piede nel mondo della comunicazione e la musica giovanile, e quindi fece un grande effetto. Con noi l'incontrarlo è stato formidabile, perché noi eravamo completamente presi dal suono, dalla musica, dalle nostre problematiche, e incontrare lui, che ha introdotto il metodo nelle nostre procedure di lavoro, un po' caotiche, sanamente, in modo sano, chiaramente, però ho introdotto il metodo, e quindi l'importanza dell'aspetto concettuale, l'importanza di trovarsi a ragionare su dei concept, su delle idee, e poi elaborare. Quindi c'è stato un arrotondamento creativo per quel che ci riguarda. E poi insomma ci ha dato anche delle immagini strepitose, sì, perché le nostre copertine... Io stesso ogni volta che le vedo... Questa è veramente un oggetto d'arte, lo è tuttora. È vero. Ma anche in questa dimensione cofanetto. Ma ha preso dei premi per questo. Un modo di comunicare che era straordinariamente potente. Allora, io vi ringrazio moltissimo per aver sopportato la tastiera, Patrizio, in particolare per essere stati con noi oggi. Speriamo di rivederci anche tutti quanti, perché qua dentro, volendo, c'entrate, quindi va una volta che venite a Roma, perché tutti insieme. Allora, sentiamoci un'ultima opera del maestro Patrizio. Ma ci proviamo. Grazie a voi. Il nostro piacere, grazie di tutto. Il nuovo album degli Area. Bene, allora siamo qui. Grazie a te. Qualche nota ce l'abbiamo messa.